Verruti, studente 19enne, si è riservato per i 200 piani. Verruti è timido, ma con l'ostinazione di chi ha fede in sé. È convinto che arriverà in finale. Vince il suo quarto di finale in 20 secondi e 8 decimi. Potrebbe ottenere un tempo migliore, ma è primo e non forza. Verruti è anche un giovane saggio che pensa sempre al domani. L'indomani si corrono le semifinali e la finale. Nella semifinale ha di fronte due statunitensi, Norton e Johnson. Non ha uguali nel passaggio della curva. Quasi per lui la forza centrifuga non esistesse. Lo stupendo equilibrio gli consente di sconfiggerla. Quando esce dalla curva, Verruti è chiaramente primo. Nuovo record olimpico e record mondiale eguagliato. C'è il rituale che precede l'ultima prova. L'unico ad essere calmo è Livio Verruti, che fa gli onori di casa, dovere di ospitalità che gli compete, ai suoi rivali, preoccupati per la prova imminente. È il momento della verità. Sorpassa le vittime della forza centrifuga. Un augurale volo di colombi e la vittoria. Tempo 20.05. Per due volte nello spazio di due ore, Verruti ha ripetuto il tempo del record mondiale. Lester Kamei, secondo. Johnson e Norton sono crollati. Il francese Seyer, terzo, sembra in ammirazione di un prodigio. E Verruti è se stesso anche nel successo, come inconsapevole di aver fermato il tempo in un limite estremo. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, un italiano vince una gara di velocità. Delle 13 medaglie d'oro conquistate dall'Italia, questa è forse la più preziosa. Nella seconda semifinale l'americano Budd è il più veloce nella prima frazione. Il testimone passa a Norton. A Johnson. Dopo Saim e il sovietico Ozolin. Rimonta Ozolin. La squadra italiana è seconda ed entra in finale. E qui, nella staffetta, gli americani mettono in gioco un quarantennio di dominio. Viaggiano assieme i quattro tedeschi, Kuhlmann, Ari, Mahlendorf e Lauer. E i quattro americani, Budd, Norton, Johnson e Saim. Sul filo di lana, Saim precede Lauer. Il record mondiale olimpico 39.05 è uguagliato. Giuseppina Leone, la torinese che rappresenta il meglio dell'atletica femminile italiana,
incontra nella semifinale Wilma Rudolph, studentessa americana nata 19 anni fa nel Tennessee. La Leone è seconda in 11.6, la Rudolph con 11.3 eguaglia il record mondiale. Nella finale, la Leone e la Rudolph si ritrovano. È un pomeriggio ventoso. Wilma Rudolph corre più forte del vento. Vince in 11 secondi, un risultato incredibile che a causa delle condizioni atmosferiche non viene omologato. Anche fuori gara la Rudolph si fa ammirare. Ha il portamento che una regina dovrebbe avere. Giuseppina Leone è terza con lo stesso tempo della Hyman. Wilma Rudolph si gode senza riserve la sua compentino che finalmente ha voluto essere benigno con lei. Fino a 7 anni, 17esima di 19 fratelli, Wilma non poté camminare. Fino ad 11 dovette aiutarsi con le stampelle prima di esprimere per le praterie del Tennessee e negli stadi la sua gioia di vivere. Si prepara la pista per la finale dei 200 femminili. Il Festival della Perla Nera si conclude nell'ultima frazione della staffetta 4%. Nuovo record mondiale e olimpico. Tra eliminatorie e finali, la Rudolph disputa 9 gare in 9 giorni. In ognuna è in testa dal primo metro all'ultimo. Vi fioriscono le promesse e gli idilli. Gli esseri più veloci del mondo come Wilma Rudolph e Livio Berruti fanno 4 passi senza fretta. L'americano John Curtis Thomas, un ragazzo del South Carolina alto quasi 2 metri, si regala per passatempo un salto da 2,15.